è stato avviato il pagamento di uno stipendio. Io sto facendo mettere il naso nella situazione dal mio avvocato, dal mio notaio, erano altri presupposti miei. A questo punto ci prenderemo l'Arezzo Calcio e andiamo avanti, sapendo soprattutto che sono ben visto dai tifosi. Una domanda sulla, cioè la trattativa sarà con Ferretti, e quindi non con la Neos, che però dalla Visura risulta formalmente proprietaria? Ma guarda, adesso questo se lo vede il notaio, perché sinceramente è un ginepraio che non ci si capisce nulla, nulla. Lo sbroglieranno loro la matassa entro la fine dell'anno, in modo tale che poi iniziamo l'anno sereni. So che c'è stato un colloquio col sindaco, che potrebbero esserci delle strade percorribili? Imprenditori, io ringrazio pubblicamente il sindaco del suo appoggio e del suo comunicato, dove dimostra che insomma ha capito la situazione, ha capito il mio impegno. Quindi si potrebbe profilare, diciamo, per ipotizzare uno scenario, il presidente Matteoni, diciamo, con altri imprenditori anche di Arezzo? Sì, assolutamente sì, non ho preclusioni per nessuno. A questo punto potrebbe rientrare anche lo sciopero, se non so, la seconda mensilità, se si possono fare previsioni. Guarda, allora la prima la stiamo pagando e l'ho pagata in gran parte di tasca mia, pur non essendo io nulla, perché tu lo sai, io non sono un normalissimo cittadino come te. Adesso mi facciano bene mettere il naso nelle carte per capirci qualcosa e poi sistemiamo il resto. Insomma, voglio dire, quello che dico sempre, se domani mattina arriva il Mister X e si compra l'Arezzo, io ci ho rimesso un po' di soldi, insomma, perché non vanto nessun credito verso nessuno, capito?